La carta di Urbino al centro di Safety Love, l'evento di apertura del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che da oggi fino al 14 giugno si svolgerà in Piazza del Popolo a Pesaro. Ieri lo spettacolo musicale con 10 grandi artisti che dopo essersi esibiti hanno letto a turno i 10 principi della carta di Urbino, un decalogo che ha come scopo sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora. Questa sera con questo spettacolo in piazza coniughiamo la musica che assembla e aggrega le persone con gli aspetti legati alla sicurezza al luogo di lavoro elencati nella carta di Urbino. In Piazza del Popolo 3.500 persone hanno assistito allo spettacolo. Sul palco Leo Gassman, Noemi, Big Mama, ma anche Coma Cose e Malika Ayane. Poi spazio al rock con Piero Pelù e Edoardo Bennato. Applausi per Neri Marco Re e per l'attore e drammaturgo Stefano Massini e l'attrice Michela Andreozzi. A condurre la serata la giornalista Monica Setta. Molto importante perché con il concerto cerchiamo di veicolare ad un numero importante di persone il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi al convegno partecipano appena gli invitati, qui invece abbiamo oltre 3.000 persone che sentiranno parlare di sicurezza, quindi sarà un modo per sensibilizzare di più. Nei 3 giorni del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro verranno trattati diversi argomenti, dalla tutela e dignità della persona che lavora alle politiche di prevenzione. Da domani invece il convegno internazionale, dove ci saranno ospiti stranieri, ci sarà un intervento anche di Nicholas Smith, che è l'attuale commissario al lavoro della Commissione Europea, e ci saranno una serie di altri interventi, tra cui il professore Andreoli, eccetera. E lì si incontreranno, come dice, gli esperti tecnici di diverse discipline, dove esporranno appunto le loro tesi legate agli aspetti di salute e sicurezza del lavoro. Ma quest'anno al centro c'è l'uomo, c'è l'individuo, c'è il lavoratore, quindi la dignità del lavoro è al centro degli eventi che si svolgeranno da domani fino a venerdì. Bisogno di te e non rispondi.